Ieri sera alle 22 è finito il mercato in Italia in entrata e quindi oggi volevo analizzare con voi quello che è stato il calciomercato romanista guidato da Gianluca Petrachi. Per me in generale in linea di massima ha fatto un buon lavoro, piazzando molti esuberi e prendendo giocatori comunque pronti. Certo è vero che la difesa non è stata migliorata, anzi è peggiorata e per questo do un 8, ma analizzando acquisto per acquisto, quello più oneroso è stato Spinazzola, che comunque è un buon terzino, è un treno. Sulla fascia è stato pagato quasi 30 milioni, però 22 coperti dalla cessione di Luca Pellegrini, quindi uno scambio di favori di bilancio. E è un buon giocatore, però come vi ho detto subito, ragazzi, ha tanti infortuni durante la stagione e di fatto ha saltato le prime due partite per infortunio. Vedremo se riuscirà comunque a migliorare anche la sua condizione fisica. Il secondo acquisto più oneroso, e forse quello che sarà titolare senza ombra di dubbio, è Paulo Lopez. Paulo Lopez che comunque nelle prime due partite non si è comportato male, contro il Genoa incolpevole su tutti e tre i gol, contro la Lazio non poteva farci assolutamente nulla della conclusione ravvicinata di Luis Alberto, e ha fatto anche belle parate. È bravo con i piedi, Fonseca lo ha voluto per questo e quindi sono contento del suo acquisto. Come vi ho detto, abbiamo speso più o meno 24 milioni, però comunque per prendere un portiere di questo livello serve un investimento molto molto importante. Cristante è stato ovviamente riscattato ed è arrivato anche Diawara a centrocampo. È arrivato Diawara nell'ambito dell'affare Manolas e quindi questa forse è un'operazione completamente da bocciare, perché venduto Manolas a 36 milioni, cifra della clausola, andava preso un ottimo difensore o magari un regista in prestito con il diritto di riscatto. Diawara a 15 milioni, veramente ragazzi, mi lascia molto perplesso, considerando che non giocherà titolare, anzi, scusate, è dietro nelle gerarchie a Pellegrini, a Cristante e anche a Veretout, che è il prossimo acquisto di cui volevo parlarvi. Arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato più o meno a 19 milioni. È un ottimo giocatore che non abbiamo ancora avuto l'opportunità di vedere nelle prime due partite perché aveva qualche problemino fisico, però è un ottimo giocatore che per me farà il titolare accanto a Cristante o Pellegrini. Comunque non è un giocatore che dà copertura, anche la Fiorentina l'abbiamo visto, non è un mediano, è più un regista, una mezzala comunque, che vuole anche impostare. Come sostituto di Manolas è arrivato Smalling, che in generale per i nomi che stavano circolando non è affatto male. Il problema è che l'abbiamo preso gli ultimi giorni di mercato, quindi ha saltato tutta la preparazione con la squadra, come nel caso di Mkhitaryan, e poi sicuramente è inferiore rispetto a Manolas. L'unica operazione che avrebbe permesso alla Roma di fare il salto di qualità sarebbe stata quella che avrebbe portato a Roma Alderweireld, però ciò non è successo. Abbiamo preso Smalling, che è un buon difensore, però sicuramente non è a livello di Manolas e dunque la difesa è peggiorata. Abbiamo fatto anche altre operazioni in prestito come Mancini, che però verrà obbligatoriamente riscattato, e Mkhitaryan, di cui si parla molto di un prestito secco senza vincoli riguardanti il riscatto. Ciò perché mancava il tempo materiale per chiudere l'operazione e quindi Arsenal e Roma discuteranno in futuro di questo eventuale riscatto. Ma il capolavoro Petrachi l'ha fatto in uscita, piazzando tutti gli esuberi portati da Monchi, da De Frel, passando per Schick, Olsen, Biandà, Karsdorp, Gonalon, Zonzi e tanti altri. Ha fatto un mercato veramente da 8 e il voto gli si alza totalmente per le operazioni fatte e svolte alla perfezione in uscita. Poi ovvio, alcuni di questi torneranno a Roma, alcuni sono stati venduti a titolo definitivo a 15 milioni, prezzo assurdo, come ad esempio De Frel. Però per me in uscita ha fatto un lavoro ottimo, egregio oserei dire. Ovvio però, i due migliori, o comunque due dei migliori della scorsa stagione, che sono stati Sharawi e Manolas, non sono stati però sostituiti. E diciamo che qui la Roma ha fatto un passo indietro. Però in uscita, mercato ottimo, in entrata buon mercato. E quindi a Petrachi per la prima stagione do 8, come detto. Il video finisce qui, vi ringrazio per la visione, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e potete anche iscrivervi al canale. Ciao a tutti.